Buongiorno, siamo a Roma, al Policlinico Agostino Gemelli, con il professor Roberto Cauda. Professore, grazie mille di essere con noi. Grazie a voi. Il professore è il responsabile del Dipartimento di Malattie Infettive qui al Policlinico e quindi parliamo di un'infezione ancora importante, l'AIDS. Si fa forse un po' meno informazione negli ultimi anni, però l'infezione c'è ancora, il contagio c'è ancora e quindi facciamo un po' il punto, dove siamo, da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Bene, lei praticamente ha detto tutto e l'ha detto in modo estremamente corretto. Ci stiamo avvicinando al 1° dicembre, che è un momento importante, la giornata mondiale dell'AIDS. Io che ho vissuto dall'inizio questa epidemia, all'inizio ero negli Stati Uniti nei primi anni 80, quando si sono verificati i primi casi e poi l'ho seguita in Italia, posso dire di essere invecchiato con questa malattia e di averne visto i vari aspetti drammatici e anche quegli aspetti migliori, quel miglioramento che c'è stato negli ultimi anni. Ha ragione quando dice che stiamo parlando probabilmente di malattie diverse, anche se proprio nel 1° dicembre possiamo cercare di fare un bilancio, dove siamo, da dove siamo partiti. Lo ricordavo, all'inizio degli anni 80 i primi casi e da lì c'è stata un'esplosione, una pandemia, è stato colpito tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Europa, poi si è anche delineato il problema in Africa come forse il problema principale, perché la malattia ha sicuramente avuto un'origine africana. E direi si è passato attraverso varie fasi, no? Che sono la fase di una disperazione, una fase di speranza con i primissimi farmaci, un momento di cura e poi questo che è il momento I care, in cui bisogna prendersi cura nel senso più pieno del termine. Il termine care inglese credo lo definisca proprio al meglio. Il numero di casi di AIDS, sicuramente la malattia conclamata è andata riducendosi, così come fortunatamente si sono andate riducendo le morti, anche se soprattutto in chi come me ha vissuto tutto questo lungo arco dell'epidemia pesano ancora ovviamente nel ricordo. La malattia oggi è una forma cronica. Il grande sviluppo della terapia è stato quello di apportare a una cronicizzazione. Non siamo però, ahimè, riusciti ancora in due cose, nella prevenzione vaccinale e nell'arrivare a controllarla, eradicarla, come si dice, tramite i farmaci. Però sono stati fatti degli innumerevoli e degli innegabili passi in avanti. Resta ancora molto da fare. Lei accennava al problema delle infezioni, che infezioni che non calano. Beh, certo, legato all'infezione c'è il problema del riconoscimento dello stato di infezione di una persona appunto che ha contratto questo virus. E direi, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto in quest'ultimo periodo, c'è un'attenzione che va rivolta non più a delle categorie a rischio, forse l'errore è ancora considerare delle categorie a rischio, ma cercare di vedere a chi ha comportamenti a rischio, quindi non una categorizzazione ma una focalizzazione sui comportamenti. Gli adolescenti, ecco, io parlando con gli adolescenti di oggi hanno una minore, perlomeno io credo di aver compreso, una minore percezione del rischio rispetto a quello che erano i loro amici di 20 anni fa. È chiaro che 20 anni fa se ne parlava molto di più, la stampa era più presente, le campagne, gli spot pubblicitari, la televisione, c'è stato anche un famoso film, Philadelphia, con una musica, e certamente faceva più notizia, diciamo la verità. Ora non è colpa certamente dei giornalisti o colpa della stampa, delle televisioni, è perché si ha una percezione, così almeno la vedo io, di un qualche cosa che è stato ormai superato, ahimè non è stato superato, quindi non dobbiamo abbassare la guardia. Se il 1° dicembre è un momento per parlare di AIDS nella giornata mondiale di questa malattia, è anche un momento per fare un po' il punto, per cercare di capire meglio le problematiche o criticità che ancora ci sono. Una di queste sono ad esempio veicolare un messaggio corretto,
agli adolescenti, ma al tempo stesso noi vediamo oggi dei pazienti che non giungono a noi come giungevano negli anni 80, cioè con la malattia conclamata. Grazie alle terapie la loro sorte è ben diversa, certo, da quella dei pazienti degli anni 80, però se si potesse prevenire prima sarebbero anche costi minori, sia in termini personali di quello che poi una persona subisce per un ricovero, per tutta una serie di terapie, sia anche costi della società che potrebbero essere in qualche modo prevenuti. Cosa dire delle terapie? Le terapie sono state uno dei maggiori successi che la medicina ha raggiunto in questi anni. Veniva detto in un libro che ho letto recentemente, Ascesa e declino della medicina moderna, che tra l'altro è uscita per i tipi della nostra università Vita e Pensiero, che la terapia antiretrovirale, quella HART, l'acronimo di terapia antiretrovirale potente, è una delle 12 milestone, delle 12 pietre più importanti della storia della medicina. Ha avuto un impatto straordinario, cioè la gente prima moriva, certo, e poi non muore più. Sono efficaci oggi nel 90% dei casi, sono diventate sempre meno tossiche, con minori effetti collaterali, sempre più tollerabili. Però rimane un però, il fatto che vadano prese per tutta una vita, e questo è già di per sé un grave problema, perché implica da parte di chi le assume l'aderenza, certo, una attenzione. Io ho l'ipertensione, me ne sono accorto in questo momento, ho dimenticato di prendere la pillola stamattina. Capita. E ne piglio una al giorno, scusate questo inciso, ma quando noi parliamo di aderenza, parliamo anche, diciamo, ce ne dimentichiamo, quando uno la deve prendere cronicamente. Sì, sì. E allora non possiamo neanche troppo essere severi, certo, dobbiamo però sapere e far soprattutto rendere edotte le persone che è importante prendere terapia, e soprattutto servono farmaci che hanno quello che gli americani chiamano la forgiveness, che ci perdonano, cioè che non, che se uno sa, che uno lo salta una volta non succede quello che succedeva invece qualche anno fa, quando a dimenticanza c'era il rischio che si sviluppasse una resistenza. Ora, il punto, in qualche modo, oggi le parole chiave della terapia direi sono almeno una: semplificazione, che si declina in due modalità, e le industrie farmaceutiche, che indubbiamente hanno giocato un ruolo importante nella fornire molecole sempre migliori, sempre più efficaci, sono la semplificazione fa sì che ci sono due strade: o la strada di utilizzare meno molecole, quindi quella che si chiama la terapia in qualche modo che di de-escalation, parto con tre molecole, ne uso due, addirittura una posso arrivare, e l'altra via è quella di usare lo stesso numero di molecole, questo numero magico di tre che abbiamo imparato a conoscere dal 1996, anno di introduzione della terapia, che viene messo in un'unica compressa, cioè la strategia con un'unica compressa. È chiaro che sono due filosofie diverse, tutte e due efficaci, che in una logica di medicina fatta su misura, no? La tailored medicine, tailored sarto, quindi che te la cuciono addosso, magari c'è quello che preferisce, a parità di efficacia, assumere magari un'unica compressa, a chi pesa meno assumerne un po' meno, ma siamo anni luce rispetto alle 18-20 compresse che si prendevano negli anni 90. Allora il problema dell'aderenza era un problema molto più serio di quanto non fosse adesso. L'altro aspetto, direi, che è un po' dietro l'angolo, non lo so però dove sia quest'angolo, se sia qui o se sia a chilometri di distanza, è quello della cura funzionale, cosiddetta cura funzionale, cioè che è un po' un livello un po' più basso dell'eradicazione. Cerco di esprimere un concetto con parole semplici. Cura funzionale è un soggetto che ha il virus ancora, ma che di fatto non assume più farmaci, perché si è verificato un bilanciamento
magari con l'intervento anche delle sue difese o con una pregressa terapia effettuata, per cui non deve più assumere farmaci ed il virus è controllato, non ha la viremia, cioè non ha il virus nel sangue. Ci sono due esempi, il paziente di Berlino e il paziente, la piccola bambina di New Orleans. Tra l'altro l'articolo è stato pubblicato il 7 novembre sul New England Journal of Medicine, se non ricordo male, qui c'è stato dato un po' un'esplicitazione di quanto era stato l'anno scorso, per l'appunto, presentato al congresso mondiale, alla conferenza mondiale in America. Ora, questa cura funzionale, che oggi sembra appannaggio di pochissime singole persone, se si scopre un po' il segreto che c'è dietro, e innumerevoli ricercatori ci sono, indubbiamente potrebbe essere una soluzione. Ieri partecipavo a un convegno a Milano, c'era l'intervento di un'industria farmaceutica, di cui ovviamente non faccio il nome per ovvi motivi, e mi diceva che c'è nell'intervento c'è un numero considerevole di ricercatori che, guardando avanti, e stavano lavorando per l'appunto su cercare di capire questa cura funzionale. È evidente che la cura funzionale sarebbe un po' la risoluzione, perché consentirebbe, il termine inglese è kick and kill, cioè dai un calcio e uccidi, proprio per togliere quelle cellule che non riesci in nessun modo oggi a pulire completamente dai santuari, le tiri fuori dai santuari e poi le uccidi. Ancora un passo in avanti, il vaccino. Io non vorrei entrare anche perché non ne ho la competenza facendo il clinico, non essendo un ricercatore di base, sulla problematica del vaccino. Posso solo dire, visto che probabilmente e sicuramente voi raggiungete medici, persone interessate al vostro programma, che possono domandarsi: ma come mai dal 1981, i primi casi sono di quell'anno, e siamo nel 2013, non è stato ancora fatto un vaccino in una malattia dove soprattutto all'inizio c'è stato un grandissimo interesse e un grandissimo anche finanziamento, anche qui in Italia peraltro. Il problema è che il vaccino è difficile da fare, non è certamente una colpa dei ricercatori, ma il virus muta, sono stati fatti enormi passi in avanti, c'è stato anche il tentativo, e lo ricordo con grande importanza e molto rilevante, dell'Istituto Superiore di Sanità. Quindi gli studi vanno avanti, però non possiamo ancora dire di disporre di un vaccino. Quando avverrà? È una domanda, come si diceva una volta, da $1 milioni, visto che parlavamo dell'America. Io personalmente non lo so, ce l'auguriamo tutti. Dal mio punto di vista, se posso dare una personalissima interpretazione, penso che se dovessi fare uno scadenzario, penso che sia forse un po' prima una cura funzionale, una sorta di cura funzionale rispetto a un vaccino terapeutico e magari poi preventivo. Però siamo il primo dicembre, ci avviciniamo al primo dicembre, e non parlare del vaccino sarebbe assolutamente impossibile. Quali sono ancora le problematiche in campo, visto che le abbiamo un po' ricordate tutte? Uno, il costo dei farmaci. Siamo in un periodo di crisi e indubbiamente questo pesa molto. Però dobbiamo sempre fare un bilanciamento tra il costo dei farmaci e ciò che viene in qualche modo assicurato, non solo in termini di qualità della vita, ma anche di persone che rimangono comunque in un ciclo produttivo. Quindi alla fine sicuramente il bilancio pesa molto da una parte rispetto all'altra. L'altro aspetto è un po' una visione globale, no? Parliamo di giornata mondiale, e l'altro aspetto è che, come tanti anni fa, e oggi è ancora vero un po' meno di quando questa frase è stata detta, io l'ho ascoltata a un convegno in America, un medico di medicina sans frontières aveva detto: il sud del mondo ai pazienti, il nord del mondo ha i farmaci. Oggi questo divario, grazie a tutta una serie di iniziative, sia private sia pubbliche, si è andato un pochettino, questo divario diminuendo, però è innegabile che esista ancora. E
è chiaro che lì il problema è complesso, non è soltanto un problema di farmaci o disponibilità di farmaci, è anche un problema di prevenzione e di capacità di parlare alle culture, che non è sempre semplice, ovviamente, e bisogna far sì che proprio nel primo dicembre non ci sia una battaglia già persa all'inizio, perché in fondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se non ricordo male, PIO, diceva qualche anno fa: stiamo perdendo la battaglia perché ogni persona che mettiamo in terapia ce ne sono due che si infettano. Quindi il numero comunque è sempre a favore dell'AIDS e sempre a sfavore nostro. Quindi questo sono un po' la mia personalissima visione di un primo dicembre che non è molto dissimile dagli ultimi. Forse di anno in anno le cose sono sempre migliorate. Questo è un messaggio che mi sento di dare. È evidente che non bisogna abbassare la guardia, non bisogna pensare di aver risolto il problema e non bisogna accontentarsi di aver cronicizzato una malattia, ma bisogna, e qui la ricerca deve essere in qualche modo potenziata, rifinanziata. In periodo di crisi queste sono parole un po' difficili da far digerire, perché solo con la ricerca si è ottenuto quello che si è ottenuto e si potranno ottenere nuovi risultati. Mi riallaccio un attimo a una frase che aveva detto qualche minuto fa, quando diceva: molto spesso i pazienti arrivano da noi con malattia già conclamata. Infatti credo che l'Italia sia altissimo il numero ancora di pazienti sieropositivi che non sa di esserlo. In questo senso, anche e soprattutto per le donne che poi vogliono affrontare una gravidanza, visto che comunque il successo in questo senso per la prevenzione poi di trasmissione ai bambini è molto alto, ricordiamo anche quanto sia importante, soprattutto in quest'ambito, fare accertamenti, fare il test prima. Vede, io avevo cercato di declinare, come si usa dire, la malattia in tutti gli aspetti, ma me ne ero dimenticato uno importantissimo. Innanzitutto non è soltanto un problema dell'Italia, ma è un problema globale, indubbiamente, ed è stato uno dei maggiori successi della terapia antiretrovirale, cioè il fatto che mentre negli anni 80 c'era il 25-30% di madri che sieropositive che trasmettevano al neonato l'infezione, che poi avendo davanti un lungo lasso di tempo, soprattutto in assenza di terapie efficaci, si tramutava invariabilmente in malattia, oggi con una prevenzione anche proprio breve, ci sono degli schemi consolidati utilizzando farmaci efficaci, praticamente si è azzerato. Esatto. Però bisogna saperlo, non possiamo, cioè dobbiamo saperlo prima. Neanche tanto prima, ma se lo sappiamo prima, però c'è sempre quello dell'ultima ora, però bisogna in qualche modo saperlo, quindi forse sempre in una ipotetica campagna che si dovesse disegnare, raggiungere le donne, oltre gli adolescenti, oltre le persone anziane o più anziane, le donne sono certamente un target privilegiato, proprio perché oggi rappresentano dal 30 al 40, sono gli ultimi dati, non li ho sotto mano, ma sono una fetta importante in Italia, lì sì, forse un po' di più che negli altri paesi europei, delle persone che vivono con il virus HIV.